ciò che, mi parla parallelismo, ciò che a livello nazionale è coperto da due gruppi di 7-8 persone in uno, 8 persone di comunicazione alla Camera e 8 persone di comunicazione al Senato, oggi è lui e un pezzettino di lui, più alcuni artisti da fuori che ti stanno dando una mano soltanto sulla parte video, perché a livello grafico si hanno due persone che però ancora non hanno iniziato. Quindi l'obiettivo di oggi era quello un attimino di vedere se l'impostazione che ha proposto Stefano, ossia quella di creiamo dei sottogruppi, perché per quanto è bello ed è meraviglioso incontrarci così, sono riunioni che vanno bene all'inizio, ma non possiamo fare la comunicazione così in sala, cioè le riunioni devono essere ristrette, tematiche, riunioni con gente che sa di video, con gente che sa di grafica, con gente che sa di wiki, di internet. E, per quanto vale il discorso uno vale uno la partecipazione, qua stiamo parlando di argomenti pratici e concreti. C'è una persona che non sa montare video, è inutile che viene a fare il gruppo di lavoro di video dove si parla che cosa, che immagine faccio, quanti minuti metto, insomma, quello che diceva Antonio, so, sì. E quindi era per un attimino di vedere se l'impostazione di Stefano va bene a livello generale, dopodiché raccogliere le professionalità, tra virgolette, ma non è che vogliamo gli esperti, però in generale soltanto, guarda, io vado per i video, io per la parte grafica, dopodiché col tempo le miglioriamo e tutte le idee fantastiche che sono uscite le valutiamo in base alla forza che abbiamo in campo, perché attualmente la forza che abbiamo in campo è lui assunto e tre persone fuori, tutto là. Grazie.